Vangelo di oggi troviamo ancora un dialogo tra Gesù e Giovanni il Battista. E così come domenica scorsa, in occasione del battesimo di Gesù, c'è stato un dialogo che in qualche modo vedeva Gesù che si portava verso Giovanni il Battista, nel dialogo di oggi è Giovanni il Battista che, parlando, in qualche modo riconosce la figura di Gesù e parla di lui riconoscendone l'autorità. Dopo di me viene un uomo che è avanti a me perché era prima di me. Ecco, in questa affermazione di Giovanni il Battista c'è tutto il riferimento alla forza dell'autorità educativa. Giovanni è considerato autorevole dai suoi discepoli perché in qualche modo hanno deciso di seguirlo, hanno deciso di sceglierlo come maestro e quindi si fidano di lui, si affidano a lui. Giovanni sa qual è la sua missione, sa che la sua missione è di preparare le vie del Signore. Una volta riconosciuto il Signore nella persona di Gesù, ecco che allora avviene questo passaggio di testimone sul piano dell'autorità educativa. Cioè Giovanni, con tutta l'autorevolezza che gli deriva dal fatto di essere riconosciuto come maestro dai propri discepoli, afferma: colui che viene dopo di me in realtà è prima di me ed è avanti a me. Quindi, come dire ai suoi discepoli, se avete seguito me, se vi siete fidati di me, ancora di più fidatevi di lui. Ecco uno dei ruoli, uno degli elementi della relazione educativa: dare alle persone gli strumenti non solo perché possano seguire le orme o il tracciato o il cammino che noi tracciamo per loro come insegnanti, come maestri, ma soprattutto dare ai discepoli gli strumenti per riconoscere i veri maestri e seguirli con la stessa gioia, con lo stesso entusiasmo con cui hanno seguito noi. Certo è che correlativamente dobbiamo essere in grado di dare anche gli strumenti per riconoscere i falsi maestri, per riconoscere coloro che potrebbero portarli su una strada cattiva, che potrebbero portarli lontano dai sentieri che assieme abbiamo percorso. E in questo senso l'esortazione: guardatevi dai falsi maestri, che ad un certo punto anche Gesù rivolge ai propri discepoli, è un appello al nostro compito, alla nostra responsabilità di educatori, di insegnanti.